L'Informa Giovani di Moglie, coordinato da Maria Iole Pellegrini, ha organizzato la presentazione di un libro da un titolo particolare, nuovo, ma è con un autore nostro marchigiano. Intanto, com'è nata l'idea di questa presentazione? Allora, con Gianluca ci siamo conosciuti diversi anni fa, quando appunto lui ha tenuto un corso sul bilancio delle competenze al Centro per l'Impiego di Iesi, al quale io partecipavo per l'aggiornamento professionale. E così, quando è arrivata una mail all'Informa Giovani della Regione, o forse anche a livello nazionale, in cui Gianluca chiedeva degli spazi per la presentazione del suo libro, ho pensato subito che potesse essere una meravigliosa occasione quella di unire insomma l'Informa Giovani con la biblioteca, visto che siamo anche dei vicini di sede, l'Informa Giovani qui a Moglie al piano terra della biblioteca, e quindi di organizzare il prima possibile un incontro con l'autore. E dopo questa bella presentazione, quali saranno i prossimi appuntamenti dell'Informa Giovani di Moglie? In questo mese di novembre prenderà il via l'orientamento con le scuole medie di Moglie e di Castelplanio, che ormai va avanti da diversi anni. La collaborazione è sempre proficua, e quindi è con piacere che anche quest'anno appunto andrò nelle classi terze, e poi i ragazzi verranno all'Informa Giovani per avere un chiarimento sulla scelta di che cosa fare dopo la terza media. E poi entro la fine dell'anno verrà anche inaugurata la banca dati delle associazioni di interesse giovanili, alla quale ho lavorato e abbiamo lavorato insieme con l'assessore Piergigli fin dalla scorsa estate, e per cui sarà una piacevole sorpresa, spero, per i giovani e i cittadini.